Buongiorno a Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Buongiorno. Allora, sempre il Partito Democratico sotto i riflettori, dove c'è un Bersani che in modo ostinato si cerca di dare sbocco a questa sua idea di un governo sostenuto da persone di buona volontà, e comunque una ripartenza di Renzi che sembra questa volta agguerrito, forse più di prima, nella tra virgolette scalata al Partito Democratico, e quello è questa campagna lanciata sulla una specie di rivisitazione di tutti i costi del PD, insomma, testimonia di una temperatura che sale. Sì, la temperatura sta salendo, anche essendoci, diciamo, il rischio, se tale si vuole definire, perché può essere anche invece la soluzione migliore, a seconda da come si vede, di elezioni anticipate. Renzi a questo punto ha i giorni contati, cioè nel senso che deve sbrigarsi e deve accelerare necessariamente, perché se si va alle elezioni in tempi brevi lui deve diciamo rinunciare a tutto il progetto che ha fatto. Lui dava per scontato che questa legislatura non sarebbe durata, perché almeno un annetto e mezzo ce l'avrebbero fatta, 2 anni. Lui intanto rimaneva a Firenze e aveva più tempo per prepararsi. Adesso così ovviamente deve imprimere un'accelerazione a tutto, e quindi anche alla polemica con Bersani, in campagna elettorale l'aveva accuratamente evitata, e adesso, per come è andato il risultato, è ovvio che lui non possa non fare quello che sta facendo. E certo. Oh, ma secondo lei, secondo te, Bersani ha un asso nella manica per avere questa determinazione e per un tentativo che, insomma, a vedere le carte è destinato a un clamoroso insuccesso? Perché secondo è pazzesco, no, come sta portando avanti. Qual è lo scopo di questa forzatura? Lo scopo, il suo desiderio è che si vada alle elezioni a giugno con lui a capo del centro-sinistra, e quindi sta facendo di tutto perché si arrivi a questo risultato. L'obiettivo massimo sarebbe quello di riuscire comunque a sfangare un governo anche di minoranza, e Bersani che porta il paese alle elezioni, anche Bersani che presiede, cioè che, insomma, che fa il candidato premier al centro-sinistra. L'obiettivo minimo è rimanere lui sul lagone, impedendo ai suoi colleghi di partito di accantonarlo per scegliere Renzi, e quindi comunque di portare sempre lui la coalizione a giugno o a fine giugno alle elezioni, e quindi si sta giocando il tutto per tutto. Assi nella manica non ne ha, perché ha pure rinunciato all'idea di parlare direttamente con Grillo, perché si è reso conto che rischiava di fare una brutta figura, perché chissà Grillo cosa avrebbe lo detto. Lo insulta, infatti. Oh, io mi domando, voi osservatori, che idea vi siete fatti di questa situazione? Perché tutti invocano l'interesse generale piuttosto che quello particolare, però vedendo queste schermaglie sembra che appunto Bersani voglia arrivare al voto in testa al Partito Democratico, Berlusconi vuole accelerare perché è convinto, sempre accelerare il voto perché è convinto che Grillo perderebbe voti. In una situazione in cui, per esempio, ricordavo prima, a giugno scade il finanziamento della cassa integrazione, se non si fa un governo, chi fa tutte queste cose? L'interesse generale mi pare molto, molto sullo sfondo. L'interesse generale non c'è, diciamo, c'è l'interesse particolare a evitare di essere quelli che facciano adesso qualcosa, cioè in un arco di tempo che, diciamo, di legislatura molto breve, per cui poi ci sono le elezioni, e quindi chi è stato costretto a prendere provvedimenti per la cassa integrazione, prendere provvedimenti per le di manovre economiche, ormai ovvio, scontato, cioè chiunque andrà al governo dovrà fare una manovra economica subito, perché sono già bruciati svariati miliardi. Madonna. In questi giorni, e quindi diciamo l'interesse è di tutti, è non prendere la patata bollente adesso, perché è un inizio legislatura che non ha davanti a sé
gli anni completi della, appunto, della legislatura, ma dalla TSE, diciamo, bene, proprio se c'è un miracolo che non si capisce lo Stato quale possa essere, bene che vada, c'è un governo che dura un anno. Per dire, già si parla di chiedere all'Europa lo scudo antispread, tra l'altro. Anche sì, perché... peraltro, esatto, perché, beh, perché adesso comincerà, perché ora ci sarà poi la trimestrale di cassa e verranno al petto e si scoprirà che non è vero che siamo con un buco da tot, ma siamo molto messi molto peggio di quanto si è detto. E quando si scopre in tutto il mondo è chiaro che poi lo spread rischia in alto, esatto, e la speculazione ricomincia. Mamma mia, io devo dire che un po' la lettura dei giornali, un po' ascolti la televisione, ma ecco, l'ansia e l'angoscia invece di diminuire aumenta vertiginosamente. Sì, indubbiamente sì, perché non, anche perché diciamo, eravamo tutti un po' impreparati a questo finale di elezioni, no? Si pensava, vabbè, Bersani sarà costretto a trattare con Monti. Esatto, questo era, lo scenario era questo. Esatto, nell'arco delle normali trattative tra partiti, invece no, invece non è così, e quindi è un azzardo. Peraltro con una classe dirigente, questo parlo in generale, non parlo del PD, parlo di tutti, una classe dirigente che è, diciamo, al di sotto del compito che dovrebbe aspettarle, e quindi questo preoccupa ancora di più, perché poi non si vede qualcuno in grado di prendere la situazione in mano, in grado di trovare delle soluzioni, cioè, tranne il Presidente della Repubblica, che è comunque un signore che ha 87 anni, cioè stiamo parlando di un giovane del culto, cioè, tranne il Presidente della Repubblica non c'è niente. Ecco, tu che idea ti sei fatta? Secondo te gli italiani, o almeno quelli che hanno votato Grillo, si sono spaventati un po' di aver provocato e messo in pista questo gruppo di parlamentari che insomma non risponde a nessuno e comunque si è messo un po' sull'Aventino, parliamoci chiaro. Ma io credo che forse nel lungo periodo sì, penso che adesso no, penso che adesso in realtà Grillo e comunque, diciamo, gli eletti grillini stanno facendo esattamente ciò che si aspettavano da loro gli elettori che li hanno votati, cioè non stanno facendo accordi con nessuno. Un elettore che vota Grillo è incavolato, non vuole che poi si faccia l'accordo con Bersani. Infatti risultano patetici gli appelli degli intellettuali. Oh, ma non ne parliamo proprio. Parlano una lingua, proprio quelli non hanno idea, non capiscono. Non è pronto? Pronto, sì. Ah, ecco, non ne parliamo proprio. L'appello degli intellettuali è qualcosa di patetico, sinceramente. Sì, è una cosa che andava bene, fatta tanti anni fa e con altre persone. Ormai si è talmente bruciato tutto nella politica che ci risulta vecchio Roberto Saviano, che, se ci ricordiamo, fino a qualche mese fa era l'ultima icona, lui, Fazio, tutti i programmi, e adesso risulta vecchio anche... Pronto? Pronto, sì. Ecco. No, è vero, risultano vecchi di un mondo che non vecchio, c'è più. Come è risultato vecchio Moretti quando è andato a fare l'appello per Bersani sul palco nell'ultimo comizio romano del segretario del PD. E è tutto superato da questa ondata, che sarà un'ondata che non è che avrà una vita infinita, né sì, da lì nascerà un partito, perché non si vede l'ombra di qualcuno che creare un partito, perché Casaleggio, diciamo, oltre le sue visioni militaristiche non va. Beppe Grillo è un grandissimo attore, punto. Esatto. I ragazzi che sono là sono dei ragazzi, alcuni molto ingenui. Però dico, appunto, non però finché ci sta è chiaro che marcherà questa differenza. Cioè, Grillo non è un fesso. Quando Grillo dice io non voglio trattare col PD, Grillo sa che dice una cosa che è popolare, perché ormai il PD, in quanto ultimo partito vero e proprio, viene visto come appunto il vecchio la partitocrazia che vogliamo tutti abbandonare. Un'ultima battuta: come commenti la vicenda dei Marò? La vicenda di Marò, penso che avremmo dovuto prenderci e tenerceli, fare in modo prima, perché non esiste paese che abbandoni i suoi militari altrove.
quella è una dignità di paese. Poi lascia perdere che io non ho particolari simpatie per l'esercito, le armi, però no. Questo è un paese serio, una nazione, si tiene. Adesso abbiamo fatto come sempre il peggiore del mondo, sì. In una maniera all'italiana, e purtroppo quello non chiunque sia vengo a votare governo, chiunque sia il ministro, sì, degli esteri, sempre queste cose si fanno. Va bene, grazie. Grazie a te, ciao. Grazie a Maria Teresa Meli del Corriere della Sera.